Hi from Top of the Lake Experience for another traveling tip. We are in Milan and we are in the Navigli neighborhood. And Navigli is a must if you come to Milan because it's good for romantic dinner, it's good to go out with friends, with girlfriends, and we are going to talk about good cocktails. We're going to visit a place called Gino Dodici. It's a gin bar, as the name says. And the nice thing is that we've been there twice. The first time we met Giuseppe, who's the manager of the place, and then the second we met Alessandro. So we put together the interview, so we're going to give you an overview about Gino Dodici. Alessandro, where does the name Gino Dodici come from? Gino è un nomignolo tipicamente milanese, nel senso che è il nome che da sempre si dà agli amici piuttosto che ai conoscenti, è il classico uè Gino, e dal quale abbiamo preso spunto un po' perché rende tutto molto familiare. Un po' perché ovviamente Gin richiama Gino e viceversa, quindi è stato un escamotage per rendere questa cosa ancora più milanese di quello che è. When we were talking before and when I visited your website, a message that was very strong was great passion. Is that true? Assolutamente sì. Diciamo che la passione è il motore di tutto. E la passione qui è anche nelle scelte più piccole, nelle scelte che magari il cliente non vede immediatamente, ma che poi nell'insieme fanno davvero la differenza. La passione è in tutto quello che facciamo, dalla scelta del prodotto al modo con cui decidiamo di realizzare un drink, nella scelta del bicchiere, nella scelta della filosofia di servizio, del modo di rapportarsi con i clienti, insomma in tutte quelle scelte che prese singolarmente sono nulla, ma che messe insieme fanno la differenza. Choosing the labels, I know there's a lot of study, and you even managed to create some kind of workshop and lessons here, right? Gino Dodici ha avviato un ciclo di seminari molto informali, 12 sedute al banco, non uno più, non uno meno. Durante questi workshop spieghiamo ai clienti che cos'è il gin, come si produce, le differenze che ci sono tra le varie tipologie di gin, il modo con cui si fanno i preparati, il modo con cui si fanno alcune miscelazioni caratterizzanti o alcuni, diciamo così, cocktail signature, e questo è un qualcosa che piace molto ai clienti, devo dire che piace molto a noi. Poi è un'iniziativa che facciamo soprattutto perché noi diciamo ci piacerebbe farlo, sì, allora lo facciamo. And if you want to know more about events and things like this, where do you check all the information? Abbiamo una pagina Facebook Gino Dodici, che è il nostro principale canale di comunicazione, quindi tutto quello che facciamo viene comunicato su quella pagina. Condividiamo anche cose che succedono, che a noi piacciono, quindi un nuovo gin piuttosto che un'informazione rilevante sempre sul mondo del gin. Quindi questo il bello di questo posto, secondo me, è che qui si parla di gin. And I discovered lately that you have important Italian gins. Anche in inglese possiamo dire gin is not an English product anymore. Ma il gin è un prodotto ormai diventato globale, e chiaramente perché non anche in italiano, cioè non dimentichiamoci che il ginepro, che è il principale ingrediente del gin, è un classico arbusto della macchia mediterranea, anzi direi di più, il gin nasce in Italia, perché le prime distillazioni base di ginepro sono state fatte in Italia nell'undicesimo secolo. Possiamo dire che, io non direi che Italians do it better, ma diciamo che Italians do it fairly good. Gli italiani stanno facendo dei grandissimi gin, sperando che si inizino a fare dei gin un pochino più dry e meno, diciamo così, profumati, perché il mercato sta andando sempre di più verso dei prodotti dry e dei gusti dry, quindi spero che l'Italia non perda questa occasione.
And when a customer comes out from Gino 12, Gino 12, what would you like him to say? Mi piacerebbe che più che dire qualcosa e che si trasformasse il passaparola, mi piacerebbe molto che il cliente possa avere la percezione che il locale, che piace o meno, sia fatto da gente competente. La cosa che vorrei è che una volta fuori il cliente possa comunicare che indipendentemente da quanto abbia apprezzato la cosa, abbia percepito la capacità e la volontà e il piacere di trasmettere un format che in Milano mancava e che ha pochi competitor proprio perché è molto classista tra virgolette sul prodotto gin. Quindi vorrei che parlasse della qualità percepita indipendentemente dai propri aspetti personali, dalla propria percezione personale. Ecco, questa è la cosa che mi piacerebbe di più. And that's the passion that we talk about in our videos. Beh, prima di tutto la soddisfazione, quindi il cliente che esce di qua deve essere sempre soddisfatto dell'esperienza che ha vissuto. Il cliente deve avere una buona esperienza, diciamo così, gustativa, quindi deve uscire di qua dicendo ho bevuto bene, sono soddisfatto di quello che ho bevuto, ma devo uscire di qua anche dicendo ho imparato qualcosa, ho provato qualcosa che non avevo mai provato prima. Quindi solo se riusciamo ad ottenere questi due risultati siamo contenti. Se riusciamo ad ottenere solo la soddisfazione gustativa, ci riteniamo sempre soddisfatti a metà. Beh, sicuramente il fatto di essere un bar monoprodotto è un vantaggio ma anche penalizzante, perché chiaramente se un cliente viene qua e vuole bere un whisky sour rimane a bocca asciutta, perché non serviamo nulla che non sia gin. Cerchiamo di trattenerlo, ma devo dire che non sempre ci riusciamo. Quello che però facciamo è educarlo, quindi gli spieghiamo che cos'è il gin. Molti dicono a me non piace il gin, noi diciamo non è vero, non è possibile, e quindi cerchiamo di farli entrare in questo mondo, e quella per noi è la più grande soddisfazione. Quindi nel momento in cui arriva qualcuno a cui non piace il gin ed esce fuori di qua dicendo mi hai fatto cambiare idea, ho riscoperto il gin, ho scoperto che il gin mi piace, quello è la più grande soddisfazione che un cliente ci possa dare. So, as you could see and as you could hear, there are many things to discover, and just come here and also meet Giuseppe and all his staff. They are really friendly and they are very professional. Great job. Grazie mille e vi aspettiamo, insomma, questa potrebbe essere anche la vostra casa.